Buonasera cari telespettatori e benvenuti al consueto appuntamento con fatti e commenti all'edizione delle ore 23. Buongiorno per chi ci seguirà la mattina alle 7:10 come ogni mattina. Tutte le notizie dalle redazioni rispettive di Fano Recanati e come quella di stasera da Ascoli Piceno. Diamo subito anche il benvenuto al nostro ospite e ringraziamo prima ancora con lo stesso cognome in regia Gian Domenico Lupi. E appunto ringraziamo e diamo il benvenuto al sindaco del comune di Force, Amedeo Lupi. Buonasera sindaco e benvenuto. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Grazie per essere con noi e soprattutto grazie per portarci tutte le informazioni e commentare con noi tutte le notizie anche di questa giornata appena trascorsa. Sindaco, Force è un comune a 21 km da Ascoli Piceno, sorto in epoca altomedievale con palazzi, fortificazioni, insomma, ci sono veramente esempi di quelle che possono essere le caratteristiche peculiari dei borghi medievali del nostro Piceno, ma soprattutto tantissimo artigianato, un punto di riferimento per gli artigiani che lavorano in rame e purtroppo sappiamo benissimo le dinamiche che sono trascorse nell'anno 2016 ormai per il sisma, ma il borgo è in ripresa, Force si racconta e racconta intersecata in un ambiente paesaggistico meraviglioso che mozza il fiato, insomma, accoglie turisti e soprattutto nell'ultimo weekend trascorso ha dato un momento di completa magia e immersione in un rapporto particolare e suggestivo legando l'Italia, le Marche con l'Egitto. Sì, Force è appunto un paese del Piceno, dell'entroterra Piceno, ai confini con la provincia di Fermo. È il classico paese medievale arroccato su un monte e appunto la caratteristica peculiare del nostro paese è l'artigianato del rame. Abbiamo dei maestri artigiani che realizzano delle vere e proprie opere d'arte. Poi quest'anno, grazie al fatto che festeggiamo i 150 anni appunto dalla nascita dell'architetto Verrucci, abbiamo pensato di realizzare quello che per noi forse era un sogno, ossia collegare il nostro paese all'Egitto. E l'abbiamo fatto perché l'architetto Verrucci appunto è vissuto in Egitto per 40 anni, è stato alla corte di Re Fuad, è stato un maestro capo degli architetti appunto di corte e pertanto abbiamo ritenuto giusto dargli i giusti onori. Giusti onori che sono stati ripagati abbondantemente con una presenza, un pubblico eccezionale, quasi un migliaio di persone a partecipare tra appassionati, storici, egittologi da tutta Italia. Sì, beh, questo era il nostro obiettivo, quello di far conoscere il nostro territorio a livello nazionale e anche internazionale, perché avere un ospite come Awas, appunto, un ospite internazionale, ha dato visibilità al nostro paese, ma non solo al paese di Force, direi a tutto l'entroterra Piceno e anche alla costa, perché c'erano degli ospiti con cui ho parlato che mi hanno detto che hanno programmato le vacanze qui nelle Marche e che appunto sono stati ospitati in hotel della Riviera. Quindi tutto il territorio ovviamente ha usufruito di questa nostra iniziativa. Ma continueremo e andremo ad approfondire questo argomento andando a toccare tutte le sfaccettature, dalla parte culturale a quella turistica, ma soprattutto per quanto riguarda questa importante ed eccentrica ed eccellente figura professionale, appunto dando i natali, forse ha dato i natali a questo architetto eclettico, che è stata una figura molto importante per l'Egitto. Ma iniziamo a leggere le notizie. Dall'ANSA Marche, Regione Marche. A proposito di turismo e di viaggi, siamo ormai quasi a ridosso di quelle che sono anche le vacanze e le partenze, quindi andiamo a leggere questa notizia. Passaporti veloci alla questura di Ancona, incremento del 65% a quanto pare. Nel primo semestre 2024 ne sono stati già rilasciati 8.956 titoli, in giacenza e non ritirati 450. Non si ferma l'attività dell'ufficio passaporti della Questura di Ancona, che ha incrementato nell'anno in corso l'attività di rilascio del titolo valido per l'espatrio, soprattutto in questo periodo dove i cittadini appunto sono in procinto di partire per le vacanze estive. Anche i tempi per fissare gli appuntamenti per l'acquisizione e quelli per le consegne si sono ridotti notevolmente rispetto al medesimo periodo al 2023.
Lo rende noto la questura, durante tutto il 2023 sono stati rilasciati 12.841 passaporti e nel primo semestre dell'anno scorso ne sono stati rilasciati invece 5.949, quindi l'incremento è notevole, Sindaco. Ecco, continuiamo a parlare anche di turismo, mi piace questo aspetto che è fuoriuscito anche con questa notizia. Come questa importante progettualità che si è innescata soprattutto con la celebrazione appunto dei 150 anni dal 1874 dalla nascita di Ernesto Verrucci Bei, come è nata questa progettualità che è già partita dal 13 marzo di quest'anno, se non erro, con la presentazione anche del libro? Sì, è partita appunto, abbiamo iniziato i festeggiamenti appunto il 13 marzo, che è la data di nascita dell'architetto, e ovviamente abbiamo collegato il tutto perché, come dicevo prima, l'architetto ha lavorato 40 anni in Egitto, è partito da Force quando era ancora bambino, ha lavorato moltissimo in Egitto, esclusivamente per l'Egitto, poi è tornato in tarda età a Force dove ha realizzato quel magnifico villino unico nel suo genere, e quindi abbiamo pensato di collegare la figura dell'architetto che ha partecipato con l'allora re Fuad alle visite nella tomba di Tutankhamon appena scoperta da Carter, e quindi abbiamo pensato di collegare le due cose e fare questa mostra. Questa mostra porterà sicuramente una pedonabilità e un accesso ai turisti molto importante, accolti appunto dal comune di Force. Come vi state organizzando, quello che è previsto, insomma tutto quello che è annesso per poter comunicare nel miglior modo possibile la vostra cultura e questo evento? Certo, ovviamente abbiamo dovuto organizzare dei parcheggi, degli spazi necessari affinché chi viene a Force possa trovare un ambiente accogliente. Dopodiché abbiamo coinvolto tutti i ragazzi, Protezione Civile, eccetera, le varie associazioni che colgo l'occasione per ringraziare perché sono sempre super disponibili. E tutto il paese si è movimentato, si è messo a disposizione affinché appunto il nostro paese diventi più accogliente di come era prima. Poi continuiamo a parlare, Sindaco, di quelli che sono anche i progetti legati ai giovani, perché c'è un'importante attività di associazionismo all'interno del borgo e molti giovani decidono di tornare. Questa è una cosa molto importante, è un dato fondamentale soprattutto previsto da quello che sta determinando anche la ricostruzione, quindi ricostruire, andare a riproporre dei legami importanti con le proprie radici per ridare vita anche all'economia e al tessuto del territorio. Certo, è fondamentale lavorare sui giovani, tant'è che per il progetto di Verrucci abbiamo coinvolto tutti gli studenti universitari di Force, ma è fondamentale dare a loro anche servizi, quindi stiamo lavorando per creare un asilo nido all'interno del nostro paese, di modo che una giovane coppia possa appunto usufruirne. Stiamo creando 5 nuovi appartamenti per l'edilizia economica e popolare per poter incentivare sempre di più il ritorno appunto di giovani nel nostro territorio. Servizi e welfare fondamentali, certo, per ripartire. Truffe ad anziani, sempre ANSA Marche. Denunce e fogli di via del questore. Denunciati due giovani di circa 20 e 25 anni che con la truffa telefonica del finto carabiniere hanno tentato di farsi consegnare denaro contante da anziani. Il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso per entrambi, che hanno agito in località diverse ma con il medesimo modus operandi, il foglio di via. Devono lasciare i territori di Montemarciano ed Osimo, dove hanno tentato le truffe entro 6 ore. Contestualmente gli è stato vietato di far ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo di 4 anni ciascuno. Fingendosi marescialli, riferivano alle vittime che i loro figli erano in stato di arresto per aver investito delle persone, sostenendo che per sanare la situazione le vittime avrebbero dovuto corrispondere una cospicua somma di denaro. Le vittime, rispettivamente di Montemarciano ed Osimo, hanno allertato il 112 e i due sono stati denunciati all'autorità giudiziaria della stazione Carabinieri di Montemarciano e della compagnia Carabinieri di Osimo. Il questore di Ancona assicura che la Polizia di Stato mette in campo quotidianamente ogni strumento disponibile per raggiungere l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l'attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerate in base alle previsioni normative pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sindaco, questi purtroppo eventi
possono e succedono sempre di più, soprattutto per quanto riguarda con il riconoscimento della vittima della figura dell'anziano, perché è più facile in qualche modo inserirsi in questo contesto socialmente, perché sono persone che per lo più o sono da soli o sono informati in maniera sbagliata, errata, ecco. Invece nei piccoli borghi, nella città, queste differenze si notano inevitabilmente, c'è un'attività un po' più proficua dal punto di vista della difesa. Beh, diciamo che nei nostri piccoli paesi c'è il passaparola, no? Viviamo come in una grande famiglia, e quindi magari come c'è un avvenimento poco chiaro, diciamo subito giriamo la notizia, e abbiamo dei canali anche tramite i carabinieri che diffondiamo subito la notizia, perciò cerchiamo immediatamente di intervenire e di evitare spiacevoli sorprese. Inconvenienti soprattutto per quanto riguarda, adesso c'è una buonissima informazione per quanto riguarda appunto l'allerta su queste truffe che cambiano incostantemente, certo. Infatti qui non si è stati assolutamente intransigenti. Continuiamo con il nostro sito di informazione UTVRS, quindi ricordiamo a tutti i telespettatori che possono trovarci sempre su canale 13 ma anche in streaming tvrs.it, scaricando anche l'app gratuita MyTVRS per poter essere sempre collegati con l'informazione e il nostro palinsesto. Quindi potete trovare poi tutte le informazioni di tutte le 5 le province su utvrs.it. Torniamo alla cronaca, in questo caso Fermo lancia bottiglie dall'auto in corsa contro il SERT, 31enne denunciato. I militari della stazione carabinieri di Falerone hanno concluso una serie di accertamenti a seguito della querela formalizzata da un uomo del posto che ha trovato la sua auto, precedentemente parcheggiata sotto casa, danneggiata intenzionalmente. L'attività di indagine dei carabinieri di Falerone ha permesso di identificare e denunciare per il reato di danneggiamento aggravato un italiano di 48 anni, residente a Montappone. I fatti sono da ricondursi a frequenti incomprensioni di vicinato mai bonariamente chiarite. A Monterubiano invece i carabinieri della locale stazione, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un'auto risultata aggravata da un fermo amministrativo perché priva di assicurazione. L'uomo alla guida, un italiano di 67 anni, era stato incaricato quale custode dell'auto sottoposta a sequestro. I carabinieri hanno preceduto alla denuncia dello stesso per violazione dei doveri su cose sottoposte a sequestro e violazione dei sigilli. Sindaco, torniamo a questo incanto, alle magie del Nilo e soprattutto alle mostre, perché la mostra e il museo inaugurata proprio lo scorso sabato, che sta avendo una importante pedonabilità e interesse non solo cittadino e di tutti gli abitanti del Piceno, ma soprattutto vengono turisti da tutta Italia e non solo. Questo è un ottimo servizio per chi ha scelto anche le Marche come meta turistica, e se non per chi sta frequentando le Marche per la villeggiatura sulla riviera delle Palme, può approfittare, salire in montagna, approfittare, visto che è arrivato anche questo anticiclone africano, che ce ne sarà per una settimana ancora, della frescura di una altura importante, e soprattutto andare a beneficiare anche delle bellezze paesaggistiche e trovarsi dinanzi a un museo completamente riprodotto ad hoc per onorare il Verrucci è veramente una magia. Sono più di 400 pezzi ricostruiti, con qualche pezzo tutto originale. Sì. Su due piani sono quasi 800 metri quadrati di museo. Sì, una cosa straordinaria, e non lo dico perché sono il sindaco di Force, ma perché oggettivamente è un museo veramente, una mostra veramente interessante da vedere, curata in maniera straordinaria dal professor Damiano, che incanta quando appunto spiega quello che c'è. Partiamo dall'epoca preistorica fino ad arrivare a Cleopatra, c'è la ricostruzione della tomba di Tutankhamon, i tesori, è veramente un museo eccezionale, trovato a Force, dove magari uno non immagina di trovarlo, però ecco,
è una gran bella sorpresa. Dal 1897 al 1939, Sogni e tesori in riva al Nilo, Verrucci, 42 anni in Egitto, fra misteri, creazioni, tesori delle sabbie di Tutankhamon. Quest'uomo architetto, ma che poi dopo è diventato in stretto rapporto con il re Fuad I, fiduciario di tutti i rapporti politici, di tutti i capi di Stato di tutto il mondo, in una fase storica fondamentale per tutta l'Europa e a livello internazionale. Però tornando su queste meravigliose immagini, vediamo proprio l'accesso, e qui Zahi Hawass che entra e controlla e verifica, insomma, quello che per lui è pane quotidiano, perché ne ha scoperte veramente di ogni tipo e ogni dove. E la cosa che sottolineo è questo dato: per quanto riguarda l'antico Egitto, è stato ritrovato solo il 4% di quasi 15.000 anni di storia fra Alto e Basso Egitto. Però, Sindaco, a questo punto mi sento di lanciare, grazie alla collaborazione del nostro Gian Domenico Lupi, l'esclusiva, l'intervista esclusiva che ha rilasciato Zahi Hawass alle telecamere di TVRS solo per noi. Il comune di Force ha inaugurato lo scorso fine settimana la mostra Sogni e tesori in riva al Nilo per celebrare i 150 anni dalla nascita di Ernesto Verrucci Bey, l'architetto eclettico che ha unito tra 1800 e 1900 l'Egitto con l'Italia. Un vero e proprio riferimento storico, celebrato e onorato ancora oggi. A tagliare il nastro della mostra il sindaco di Force Amedeo Lupi, il curatore, l'egittologo Maurizio Damiano, e il curatore dell'evento Marco Corradi, come ospite speciale l'egittologo più famoso al mondo, Zahi Hawass. Gli ultimi e importanti ritrovamenti e tutti i dettagli, anche quelli non conosciuti su Ernesto Verrucci Bey, sono stati raccontati in esclusiva da Zahi Hawass davanti alle telecamere di TVRS. Forse la trovo molto carina, poi Verrucci io ne ho saputo adesso, però se no in Egitto si conosce anche molto bene, grazie soprattutto alle opere che ha costruito in giro per l'Egitto e specialmente anche ad Alexandria, visto che era amico stretto del re Fouad I, figlio di Ismail Pasha. What is the most important thing discovered to date? In Egypt I found the Golden City. Le mie più grandi scoperte sono sicuramente la città dorata, insieme alle svariate tombe che abbiamo trovato a Saqqara. E mentre quest'anno stiamo lavorando per scoprire il contenuto dietro la seconda porta della piramide di Khufu. Inoltre stiamo facendo degli scavi nella Valle dei Re per appunto trovare la tomba originale di Nefertiti. For the tomb of Queen Nefertiti. We're still searching for the tomb of Cleopatra. Sì, stiamo inoltre ancora cercando la tomba di Cleopatra vicino, che si dovrebbe trovare in un tempio vicino ad Alexandria. Sì, stiamo portando avanti altri scavi in Egitto anche con l'aiuto di agenzie estere, perché è veramente importante riscoprire e scoprire nuove cose di questa grande civiltà. Poi specialmente gli italiani che adorano le piramidi, la Sfinge, Tutankhamun e le mummie. And mummies and Tutankhamun. It's beautiful city, it's very touristic. Sì, comunque la città di Ascoli insieme a quella di Force mi sono piaciute veramente tanto, mi è piaciuto molto il paesaggio, le strutture, le persone. E sì, comunque penso che in futuro ci tornerei volentieri. It's very nice area and very nice city. Thank you so much. Okay. Grazie. Un'emozione unica vedere queste immagini, perché sembra proprio essere dentro al Museo del Cairo. Io personalmente ho avuto la fortuna di poterlo visitare, e anche il Museo Egizio di Torino, perché le riproduzioni, lo ribadiamo, sono state ricostruite ad hoc, perché dal Museo del Cairo non può più uscire nulla. Questo Hawass ci tiene sempre a sottolinearlo. Poi la sua imponente personalità e la sua esperienza decennale dedicata, perché lui è anche ex consigliere, e quindi lui riesce in qualche modo a rappresentare questa civiltà in tutto e per tutto, sindaco. Certo.
come giustamente dici, sono opere non originali, identiche alle originali, ma le abbiamo fatto anche per dar modo a tutti di poter vedere queste meraviglie, perché ovviamente non tutti possono permettersi di andare in Egitto a vederle perché non escono dall'Egitto, quindi possono venire però a Force, dove trovano copie identiche e magari sognare l'Egitto. Assolutamente, lo vedo molto educativo e importante per i più piccoli, per i piccini, perché possono assolutamente vedere dal vivo e rimanere colpiti da quello che apprendono poi a scuola. Quindi ricordiamo orari, l'esposizione sarà aperta fino alla fine del mese di settembre, tutti i giorni, rispettando gli orari dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 10.30 alle 18.30. E il sabato dalle 10 alle 22, orario continuato. Sì, fino a settembre, per dar modo appunto alle scuole di poter visitare la mostra. E ci tenevo a sottolineare che oltre a questa c'è una mostra anche dedicata al Verrucci. Quindi c'è una mostra gratuita dedicata al Verrucci con originali di foto, eccetera, che Verrucci ha lasciato in eredità. Tutta la campagna, questi famosi 42 anni, racchiusi anche in un fantastico libro. Io sono Verrucci, un architetto italiano alla corte d'Egitto, scritto dalla professoressa Flavia Orsati ed edito da FAS Editore. Sì. Sindaco, a che punto siamo con la ricostruzione? Qual è il futuro di Force e soprattutto i progetti per poter abbattere totalmente lo spopolamento post-sisma? Allora, consideriamo che a Force abbiamo fatto circa 400 ordinanze di inagibilità. Ad oggi, tra cantieri chiusi, circa 60 sono i cantieri attualmente in corso, quindi come potete capire c'è ancora lavoro da fare. Però ecco, stiamo lavorando e stiamo cercando di lavorare e andare avanti nel far rinascere il nostro paese anche dal punto di vista turistico. Quindi abbiamo iniziato i lavori per una piscina, abbiamo fatto una pista ciclopedonale e altri lavori sono in corso, ristrutturazione appunto di tutti gli edifici danneggiati dal sisma di proprietà del comune, le torri medievali e quant'altro. Quindi stiamo cercando di ripopolare, creando anche lavoro, perché il Villino Verrucci sarà appunto un albergo e tra un po' uscirà il bando per la gestione. Stiamo creando una struttura lungo la Valdaso dove poter fare un punto di ristoro, nella piscina anche ci sarà un punto ristoro, quindi ecco, cerchiamo di unire la nostra gastronomia, Force è diventata da poco città del tartufo, quindi cerchiamo di valorizzare ovviamente anche i nostri prodotti col turismo e con la cucina. A breve ci sarà anche un evento legato al tartufo, se non sbaglio. Sì, il primo giovedì di agosto facciamo una cena evento sul tartufo con circa 250 persone all'aperto nel parco appunto del Villino Verrucci. Che è suggestivo e devo dire veramente accogliente, sì. Si presta per gli eventi perché sì. Poi al tramonto praticamente accadono ulteriori magie rispetto a quelle dell'Egitto, proprio solo quello certo. Che la terra del Piceno sa dare. Sindaco, poi un'altra particolarità di Force che mi piace tanto sottolineare è quella, in questi ultimi minuti prima della pubblicità e di salutarci, è la grande presenza di artisti giovanissimi che sono usciti e che poi sono tornati a vivere Force. Sì, abbiamo Marta, posso dire Marta Jane, che è la nostra stilista, ma abbiamo, come giustamente dici, molti artisti, ragazzi che sono andati a vivere fuori e poi però forse anche grazie o per colpa del Covid hanno rivalutato il nostro paese, dove possiamo magari vivere più serenamente e più libertà. Quindi speriamo che tornino sempre di più e noi gli dobbiamo dare gli strumenti affinché possano tornare. Noi ti ringraziamo, Sindaco, per essere venuto qui come ospite, essere stato qui come ospite. Noi ci diamo appuntamento ovviamente a Force, dove ritroveremo tutta la magia dell'Egitto e non solo, un'estate carica di eventi, di territorio, di bellezza, di cultura, di spettacolo, insomma tutto quello che un comune può fare e deve dare e deve assolutamente proporre, soprattutto per la ripresa post-sisma. Grazie Sindaco, grazie Amedeo Lupi. Grazie a voi. Noi ci ritroviamo a breve per la seconda parte e diamo appunto la linea alla regia per la pubblicità. Grazie.